La puntata di ieri ha lasciato scorie nella casa del Grande Fratello. A tenere banco, soprattutto, lo scontro tra Shai Lagatta e Beatrice Luzzi, del quale spunta anche un fuori onda. Dopo una settimana di trasmissione, Shaila è tra le protagoniste che più hanno saputo attirare l'attenzione, tanto che sui social i suoi sostenitori si moltiplicano. Esempio sono le decine di commenti piovuti sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello. Si legge: Shaila, pur essendo una persona espansiva e sicura di sé, sa che partecipare al Grande Fratello può essere una sfida faticosa. Il suo desiderio di mostrare il suo fascino e di esprimere la sua bellezza è naturale, ma è importante che lo faccia in modo intelligente e autentico. Grande Fratello, Shai Lagatta sbotta durante la pubblicità. E ancora, non deve sentirsi obbligata a eccedere o a fare troppo per attirare l'attenzione, perché il suo vero carisma sta proprio nel saper dosare e sfruttare il suo fascino in maniera equilibrata. Non ha bisogno di comportarsi come una pole dancer per essere notata, la sua personalità brillante, la sua spontaneità e il suo charm possono parlare per lei. Concentrarsi sull'essere genuina e usare queste qualità a suo favore le permetterà di affermarsi nel gioco in maniera vincente e rispettosa di se stessa. Leggendo queste frasi si capisce come la lite con Beatrice Luzzi sia stata tanto discussa. Cosa è successo? Beatrice ha attaccato il comportamento provocante di Shaila. La donna è libera, sì, ma in una situazione del genere la sua libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi. Loro sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali. Va bene essere artisti e liberi, ma un po' di rispetto in più, ha detto. Lei si è difesa poi in pubblicità. Mentre la trasmissione era sospesa, si è sfogata con Elena Prestes, da donna dico, tu sei una donna, che commento è porti poco rispetto? Non lo trovo un commento da donna,